Bene, allora adesso concludiamo questo enorme lavoro che ho fatto su Bachofen, leggendovi l'ultima nota che ci interessa, perché le note praticamente sono messe a fine libro. Come vedete, per tutti i concetti difficili del libro c'è diciamo, una scrittura piccolina che fa capire anche appunto a chi non è un grecista che cosa Bachofen avesse voluto dire in questo quel passaggio difficile del suo libro. Come dico, è una lettura davvero complessa, nel senso. Se uno non ha una conoscenza enciclopedica della mitologia greca, non ci sta sempre dietro ogni volta che lui parla. Comunque, al di là di questo, allora, a pagina 483 c'è una voce che ci introduce Tanaquilla. Allora, tenete presente che io sono andata anche a cercare sul web dopo che l'ho trovata qui, e su Wikipedia è citata, però è citata molto male. Nel senso che la persona che ha fatto la scheda su Tanaquilla, forse sarebbe appunto il caso di dirlo a Wikipedia, di aggiungere, cioè di modificare, di aggiungere anche questa fonte di Bachofen, l'ha citata sì come personaggio, però è veramente sintetica e non ha riportato le cose che invece Bachofen cita, che adesso vi dico. Allora, per Tanaquilla, ecco, tra l'altro è stata trattata anche da questa autrice che è Eva Cantarella, che nel 1977 deve aver affrontato questo personaggio nel suo libro del potere femminile, sì. Che io non ho letto, nel senso, Eva Cantarella so che me l'hanno citata più di una volta, però io non l'ho letta, quindi adesso non vi so dire, magari se è reperibile da qualche parte vedremo, cioè la richiedo e magari la leggiamo. Ad ogni modo, questa autrice ha citato questo discorso di Tanaquilla, dove praticamente questa donna romana, o anche forse etrusca probabilmente, che praticamente nel libro di questa studiosa, Il potere femminile, viene affrontata sotto il profilo eterico-amazzonico e viene praticamente paragonata alla Lidia Omphale, soggiogatrice di Eracle, con analoghe figure femminili del mondo assiro-orientale. Pensate un po', questa autrice ha fatto praticamente questo confronto, che ovviamente su Wikipedia manca, tra questa figura e le figure femminili del mondo assiro-orientale. Tanaquilla era esposta confuso, con occhi e sandali, nel tempio di Deus Fidius e rappresentava per la donna romana il simbolo della protezione che il vendicatore di ogni torto concede alla donna fedele ai suoi doveri contro le manifestazioni di brutalità maschile. Allora, molto probabilmente, secondo me, dall'idea che mi sono fatta, adesso qui è piccolissima la scrittura, però poi comunque lo troverete per iscritto, nel senso che appena ho un po' di tempo. Concludo il lavoro su Bachofen da un punto di vista scritto. Allora, l'idea che io mi sono fatta su questa Tanaquilla, che è una mia ipotesi, ripeto, non ho letto Cantarella e non ho letto altri libri che la trattano, comunque è solamente una mia ipotesi, quindi prendetela un po' così, come ipotesi magari fondata o magari anche fantasy, però adesso al di là della veridicità storica del fenomeno, a noi ovviamente ci interessa migliorare la nostra autostima, quindi ovviamente. Le ipotesi le possiamo fare, voglio dire, e se ne troviamo poi ovviamente giovamento è qualcosa di positivo. Allora, l'ipotesi che io propongo è che questa Tanaquilla in realtà fosse stata una donna particolarmente influente da un punto di vista politico di governo del tempo. E difatti anche questo su Wikipedia è riportato. Dopo che è morta, cioè alla sua morte, è stata in un certo senso deificata. E molto probabilmente veniva invocata come una specie di dea contro questa o quella ingiustizia maschile. Quindi, secondo me, cioè il fatto anche che fosse riportata qui nell'iconografia, fosse riportata con la conocchia, l'abbiamo visto qui, vediamo se ritrovo la pagina. Sì, allora, il fatto che, allora, innanzitutto è stata assimilata alla Lidia Omphale, soggiogatrice di Eracle. Quindi anche qui ci potrebbe essere un discorso di antica rievocazione comunque di magari di un diritto per le donne o comunque di una ginecocrazia. E poi il fatto che comunque venisse rappresentata col fuso, con la conocchia e coi sandali, anche questo ha una concezione simbolica. Nel senso che anche il sandalo era, cioè questo è citato poi in una parte di Bachofen che non vi ho letto, comunque era attestata anche l'usanza di, ad esempio, togliersi i sandali o di girare con un sandalo solo.
proprio per enfatizzare un discorso di lato sinistro femminile. Quindi il fatto che fosse connessa, comunque cioè fosse rappresentata con la conocchia e col fuso, che sono ovviamente due elementi femminili legati ad esempio alle idee della vita, del destino, della morte, pensiamo ad esempio alle parche per dire. E poi anche il fatto che comunque venisse in un certo senso invocata, ecco, come simbolo della protezione, che è il vendicatore di ogni torto, concede alla donna fedele ai suoi doveri contro le manifestazioni di brutalità maschile, lascerebbe intendere che aveva un po' questa valenza di protettrice dagli abusi maschili. Cioè che queste donne magari probabilmente era comunque una semi-idea invocata comunque magari dalle donne che soffrivano per un discorso di violenza domestica e molto probabilmente andavano comunque a fare degli ex voto a questa dea, cioè a questa donna secondo me divinizzata, probabilmente dopo la sua morte. Questa ovviamente è solo la mia ipotesi, vedremo se riesco a trovare qualcosa in più leggendo magari quell'autrice lì, Eva Cantarella, che ne ha parlato facendo un confronto addirittura con le figure femminili Sumero o Assire. Sarebbe magari interessante approfondire. Vi saprò dire, ecco, nel senso, se riesco a comunque a trovarlo come libro, gli do comunque una lettura. Allora, il discorso su Bachofen lo concludo qui. Lo abbiamo veramente in questo paio di mesi, l'ho veramente trattato in lungo e largo, almeno per quanto riguarda i concetti, diciamo, spendibili, utili per noi nella vita di tutti i giorni. Spero siano state delle letture piacevoli, utili soprattutto per voi. Allora, appena riuscirò comunque a farlo uscire in PDF, lo troverete caricato. Per chi non avesse voglia di iscriversi su Accademia, o per chi comunque cioè, magari non segue il mio lavoro o non vuole seguirlo sempre, se comunque volesse avere questo PDF di Bachofen, sappia che se mi lascia la mail poi il PDF glielo spedisco volentieri. Dovete darmi un po' di tempo per farlo, perché comunque mi ci vuole un po' di tempo, ecco, ovviamente per mettere giù i concetti. Comunque lo troverete. Nel senso, poi se qualcuno volesse approfondire. Altrimenti, se non avete voglia di leggervi tutti e due i volumi, abbiamo detto che sono praticamente due volumi spessi di praticamente 400 pagine, sappiate che è uscito anche in compendio, è stato fatto uscire anche, diciamo, in sintesi in compendio, quindi magari leggete anche solo quello. Nelle biblioteche comunque è abbastanza facile trovarlo. Spero che il lavoro vi sia piaciuto e che sia utile. E ribadisco allora, invito le donne, prima di credere diciamo, ai santini colorati, tutti carini, ecco, ad approfondire bene altre cose, cioè ad approfondire bene questo genere di letture. Perché è verissimo che sono dei libri pesanti da leggere, sono dei libri, diciamo, che bisogna starci dietro con tutta la forza psicofisica. Però ragazze, cioè, non se ne esce dall'oppressione se non fate un minimo ma proprio dall'oppressione psichica, quella nascosta. Se non fate un minimo di fatica per acculturarvi, non se ne uscirà mai. Quindi voglio dire, non dico adesso che bisogna per forza studiare tutto, sapere tutto, leggersi tutte le fonti, cioè neppure io lo faccio una cosa del genere. Però dico almeno appunto leggersi una trentina, quarantina di pagine ogni tanto di lettura comunque utile per noi donne, sarebbe auspicabile. E mi dispiace vedere che veramente pochissime donne lo stanno facendo, cioè io, vabbè, adesso non è che voglio essere catastrofista, però francamente io vedo solamente le mie amiche che questo lavoro lo stanno facendo e vanno avanti a farlo, cioè su altri siti italiani a me sembra che veramente, ma anche gestiti da donne, a me sembra che si stia praticamente tornando indietro, però vabbè, si stia praticamente regredendo da un punto di vista proprio di intelletto femminile, però vabbè. Vabbè, non so che dire, cioè facciamo finta che le cose vadano tutto bene, che in Italia ci sia la parità, facciamo finta perché io sinceramente non la vedo. Però vabbè, se poi queste cose le dico in giro sembra che sono io sembra che sono io la pessimista, vabbè, sarò io la pessimista, appunto speriamo che in realtà sia io che mi stia sbagliando, però francamente io non vedo dei segnali positivi di evoluzione del pensiero femminile, nel senso che anzi a me sembra che si stia praticamente regredendo in maniera molto pericolosa. Si sta regredendo.
Ieri e oggi ho ricevuto dei commenti che veramente fanno. Sono praticamente. A parte che erano deliranti. Perché questa signorina ignorava anche totalmente il fatto che nel cristianesimo non è assolutamente ammissibile un discorso di sacerdotessa con tutto che lei lo tirava fuori. E quindi evidentemente non ha minimamente letto non solo i Vangeli, ma neanche il commento teologico che è stato fatto. Io solamente appunto basandomi su quanto poi questa signorina nessuno è venuta a scrivermi sul canale, su un canale che comunque le fonti le mostra. E io faccio veramente il possibile per offrire più fonti, cioè, sull'argomento, mi sembra appunto di trattarlo in maniera certosina da tutti i punti di vista. Vedere che veramente una donna comunque segua, ammesso che poi l'abbia seguito fino alla fine, segua un mio video, non capisca un fico secco di quello che poi nel video espongo e poi scriva anche un commento che mi dimostra che veramente non ha capito un fico secco, non solo del video. E vabbè, dici, vabbè, io non sono nessuno, quindi voglio dire, ci sta anche come cosa, ma non abbia capito un fico secco neanche della religione che poi difende, che è il cristianesimo, insomma, è un po' grottesco, è un po' ridicola come cosa. Nel senso che francamente non riesco davvero a capire come si possa fare apologia palesemente a un qualcosa che non conosci. Perché gliele ho dovute dire io le cose teologiche, quindi è grottesca come cosa, però vabbè, purtroppo succede. Quindi veramente se siete delle donne vi invito ad approfondire bene le fonti, a leggere un pochino di più su queste cose storiche. Antropologiche, sociologiche, per capire come sono andate le cose, come mai le cose ancora oggigiorno vanno così e in generale non ve le dicono sui siti monoteisti, anzi vi fanno credere tutto l'opposto. In realtà, se frughiamo bene sulle fonti, se leggiamo bene cosa c'era prima, di cose che sono importanti da sapere, ne troviamo. Vediamo qua, vi faccio vedere anche qualche immagine. Se trovo qualche immagine carina, ecco ad esempio questa è una dea allattante, allattanti due gemelli. È di Siracusa. O anche questa ad esempio, ceramica cretese micenea, una delle prime rappresentazioni di dea. Quindi ecco, insomma, cerchiamo di mettere un po' il cervello in moto, cioè di uscire un po' da questo discorso di imbonimento, anche questa, ad esempio, l'avevamo già vista, Mater Matuta. Cerchiamo un po' di uscire da questo imbonimento di cervello femminile, che purtroppo io vedo che è una costante, stiamo praticamente regredendo. Ma parlo anche di donne che comunque si suppone che abbiano una conoscenza, diciamo, universitaria delle cose. Questa, ad esempio, è una testa di Demetra. Cioè, che mi fanno veramente capire che, vabbè, loro saranno anche andate all'università e avranno anche avuto il loro attestato che testimonia tutto ciò. Ma se poi fanno apologia al monoteismo, questa è sempre Demetra, eh. Guardate che bella. Certo che potranno anche avere questa o quella laurea, ma certo che se poi comunque fanno apologia a concetti spiccatamente misogini, spiccatamente androcentrici, violentemente misogini, violentemente androcentrici, io continuo a restare dubbiosa e scettica sulla cosa. Però vabbè, sarà, speriamo di essere io la pessimista e di sbagliarmi, perché veramente secondo me stiamo veramente regredendo, giorno dopo, cioè le donne stanno veramente abdicando al cervello, lo stanno spegnendo e si sta regredendo, si sta praticamente tornando indietro invece di andare avanti. Poi vabbè, ognuna sceglie quello che vuole, ognuna è responsabile della sua vita, ognuna dà il suo senso alla propria vita. Io personalmente ho scelto di fare questi studi, poi vabbè, se una non vede l'oppressione o non ci fa caso, non gli interessa, è liberissima ovviamente di scegliersi una vita frivola, stupida, di comportarsi come una bambolina senza cervello, liberissima, cioè sono scelte alla fin fine che una fa, basta essere consenzienti, quindi vabbè, niente, detto questo, ringrazio le persone che hanno visto i video, e spero vi siano utili, ecco, vi siano utili anche per un discorso di ricerca vostra personale.